Signori e signori, possiamo abbassare poco questa luce, che io non sono abituato a stare sul palco, perché io in effetti non è che faccia l'artista. Io sono qui per presentare questa stupenda manifestazione creata da me, che è Rosso Bastardo Live. Io mi chiamo Luciano Cesarini, sono un grande produttore, imprenditore, vinicolo, ho appunto delle cantine molto importanti, ho questo vino che sta avendo un grandissimo successo, che si chiama Rosso Bastardo, proprio perché viene prodotto nel luogo dove io ho le mie fantastiche vigne, ettari proprio di uva, a Bastardo. Questo è un vino molto fresco, è un vino che entra dentro ed è nuovo, è un sapore nuovo. Voglio abbinare il vino agli artisti, e questa sera io vorrei presentare innanzitutto la band di questo artista molto importante, bravissimo, che ho invitato, un artista napoletano. E siccome io sono convinto che il vino, il mio vino, Rosso Bastardo, non sia soltanto un vino, ma come gli artisti, sia un sentimento, un qualcosa che nasce dal profondo del nostro cuore, perché la musica anche ha un sapore, e il mio vino, Rosso Bastardo, ha un sapore. Questa sera vorrei che voi sentiste il sapore di questo artista napoletano che si chiama Massimiliano Gagliardi. Massimiliano Gagliardi. Massimiliano... Grazie Massimiliano, al tipico aspetto napoletano, insomma, piccolo, scuro, ecco, il tipico aspetto napoletano, e vorrei dire che fa una musica incredibile. Io faccio un vino fantastico, buonissimo, incredibile, nuovo e fresco, ma lui fa la stessa cosa con la sua musica. Vogliamo cominciare questo concerto, Massimiliano? Grazie Luciano, veramente io ti sono sempre riconoscente, tu sei un mio grande amico, io ho apprezzato che tu hai creduto sempre in me. Grazie. Sto qui nonostante i tanti successi ormai, dicevo, in tutto il mondo, però per me non potevo assolutamente mancare al tuo primo Fringe Festival, che è stato un grande successo. Fringe Festival, questa era la E quindi per me è un onore suonare per te, per il tuo pubblico, per i tuoi amici. E per me è stato un onore invitarti. Ci vuoi far ascoltare la tua musica? Io sicuramente, però stasera preferirei che ci scambiassimo le parti. Tu che suonassi tu e io provassi a fare il marketing del video. Però fai una cosa, fatti da un bacio. Ok. Grazie Luciano. Grazie Massimiliano Gagliardi e la sua band. Thank you.
sono qui nell'osteria a Narni, l'osteria di Rosso Bastardo di Luciano Cesarini. Abbiamo fatto un concerto magnifico per Rosso Bastardo Live e devo dire una cosa, che alla fine di tutto questo io sono amico di Luciano Cesarini e mi onoro di essere amico suo, proprio perché è riuscito a creare in questo momento storico anche per la musica una cosa così, abbinandola a un'altra cosa artistica che è il vino, perché per fare il vino insomma ci vuole l'arte, e quindi insomma io sono orgoglioso di essergli amico. Il Rosso Bastardo Live è un'iniziativa della cantina Cesarini Sartori Signe e l'abbiamo voluta per dare spazio a delle genialità. Avevamo cominciato per scherzo, credendo fortemente in Max Gagliardi, che mi ha fatto il più grande regalo della vita. Io sono stato un uomo fortunato che ha avuto grandi successi, ma il successo più grande è quello di sapere di avere degli amici. Degli amici come Max, che a distanza di 3 anni da quando ci siamo conosciuti lascia i suoi numerosi impegni per venire al Fringe Festival del Rosso Bastardo. È una filosofia che abbiamo recepito dalla mamma di New York, che l'abbiamo studiata, voluta insieme a Moreno Cerquedelli e Andrea Paciotto, per creare all'interno di locali dove si vivesse la vita dell'osteria e si vivesse un palcoscenico dove giovani selezionati, bravi, avessero la loro opportunità. Ecco, il Rosso Bastardo Live è l'opportunità per giovani talenti di qualsiasi arte, di qualsiasi cultura. Scaricate tutto da internet, non abbiate paura, non abbiate paura.